La morte di Gheddafi chiude un capitolo per la Libia, ma ne apre uno nuovo che pone incognite anche relative alle condizioni di sicurezza dei civili. In seno alla NATO le posizioni riguardanti la fine delle operazioni non sono unanimi. Non tutti sono convinti che la missione militare sia conclusa, come ritiene la Francia. Non si deve mai gioire della morte di un uomo, al di là di quello che può avere fatto. Mai. Ma la minaccia che rappresentavano Gheddafi e il gruppo di mercenari che si trovava con lui era una minaccia reale per il futuro della Libia. Ora occorre voltare pagina e andare avanti, mettendo in primo piano il perdono e la riconciliazione. La NATO e i suoi partner hanno implementato con successo il mandato delle Nazioni Unite volto a proteggere il popolo libico. Porteremo a termine la nostra missione coordinandoci con le Nazioni Unite e il Consiglio Nazionale di Transizione, e quel momento è ora molto più vicino. Oggi in Libia, dopo questa notizia, la popolazione ha un'opportunità ancora più grande di costruirsi un futuro solido e democratico. Sono orgoglioso del ruolo che il Regno Unito ha avuto nel contribuire a creare questa opportunità. Voglio rendere omaggio al coraggio dei libici che hanno contribuito a liberare il proprio paese. Li aiuteremo, lavoreremo con loro, questo voglio dire oggi. Grazie.